Ho viaggiato moltissimo, ho viaggiato tantissimo per scrivere questo disco che poi alla fine ha preso il titolo di un oceano, il secondo oceano più grande al mondo, cioè l'Atlantico. Ho visto posti meravigliosi che mi hanno ispirato tantissimo, e posti bellissimi, posti immersi nella natura. Mi sono ritrovato tante volte a sorvolare questo mare incredibile e ho capito quanto sia poi l'importanza dell'acqua e del mare e dell'oceano sul nostro pianeta. Io non vorrei assolutamente vivere in un'isola di plastica, sinceramente, nella mia vita. Vorrei continuare più che altro a rispettare e cercare di fare qualcosa nel mio piccolo per salvaguardare un pianeta che ci è stato dato in prestito. Non sono il solo, ovviamente, mi sono, come sapete, unito alla campagna Planet All Plastic di National Geographic e non solo loro stanno combattendo per ripulire o cercare di ripulire il mare e la nostra terra in generale da quello che abbiamo fatto finora. C'è anche North Sail, che è un altro nostro partner, che si è unito a questa, tra virgolette, lotta. Ho cercato di far arrivare il più possibile ai miei fan, alle persone che mi seguono, questo messaggio. Per esempio con la campagna che abbiamo fatto, con la challenge che abbiamo fatto sui social di Estate senza plastica, abbiamo fatto un tour che si chiama Fuori Atlantico, dove siamo andati a suonare nella natura e a emissioni zero, cercando di far di tutto, compresa la mia band, per esempio, che ha cambiato radicalmente le proprie abitudini, come borracce, eccetera. Con il nostro Fuori Atlantico siamo riusciti a mantenere il più possibile pulito, anzi al 100% puliti i posti dove siamo andati, a zero impatto. Sono rimasto stupito perché ovviamente tante persone ti seguono e tante persone non ti seguono solamente per la voce, per la musica, per le canzoni che scrivi, ma sono con me, cioè camminano con me in questo percorso per ripulire il tutto. Ci siamo ritrovati in alcune date con la protezione civile, le persone che comunque ci aiutavano, Legambiente eccetera, che ci hanno riportato questo commento. Non abbiamo trovato niente, non abbiamo trovato plastica, non abbiamo trovato sporcizia nei posti dove abbiamo suonato e quindi sono molto contento che il mio pubblico abbia accettato questa sfida. Beh, io ci metto ovviamente la mia faccia e ci metto tutto il mio cuore e la mia anima. Ma tu, qual è il tuo impegno?